Io ringrazio moltissimo Piero, grazie per grazie aver a te, Fabio. Bocca al lupo per te. Devo promettere una cosa, che prima o poi parlerete delle scie chimiche. La differenza che c'è tra una scia di condensazione che si forma quando i gas di scarico entrano a contatto con l'aria molto fredda e molto umida e che quindi formano goccioline d'acqua o cristalli di ghiaccio e una scia chimica è non solo la quota ma anche l'umidità. E infatti poi una cosa fondamentale è che ad elevate quote l'umidità relativa è quasi sempre prossima allo zero. Diciamo che gli aerei di linea volano normalmente tra gli 8.500 e gli 11.000 metri di quota, anche di più, ma è anche vero che a quelle quote l'umidità relativa è sempre molto bassa. Una scia di condensa non è così comune come fenomeno rispetto a quanto ci vogliono far credere, ma è un fenomeno rarissimo che alle nostre latitudini non può verificarsi in una percentuale superiore al 3%. Se per esempio vediamo un aereo entrare in un cumulo e rilasciare una lunga scia o anche una breve scia, questo aereo sta volando a quote assai limitate. Infatti i cumuli sono nubi di tipo basso che non superano i 2000 metri di altezza. Quindi questa scia, che sia persistente o meno, non è da imputarsi a un fenomeno di condensazione, ma si tratta di sostanze disperse in atmosfera volontariamente. Da diverse indagini che sono state fatte sia in Italia, sia in Germania, sia negli Stati Uniti, si ritrovano sempre degli elementi tipici che sono soprattutto l'alluminio e i sali di bario. Sono due metalli pesanti che hanno caratteristiche igroscopiche, quindi asciugano l'umidità atmosferica. È stato ritrovato anche manganese, silicio, litio, altri materiali che non sono propriamente metalli, quindi per esempio il carbonato di calcio. È stato trovato anche il ferro, il rame. Diciamo che c'è una tabella periodica notevole. La cosa che accomuna tutti i vari elementi ritrovati sono i polimeri. Che cosa sono i polimeri? Si tratta di prodotti derivati da nanotecnologia e sono propriamente dei vettori. Perché sono dei vettori? Perché questi metalli in nanoparticelle avrebbero il grosso difetto di ricadere al suolo molto velocemente. Invece vengono agglomerati attorno a dei polimeri che hanno la capacità di essere dispersi in atmosfera e di rimanere in quota per lunghe ore, per molto tempo, 36, 42, 78 ore se non ci sono precipitazioni, e danno il grosso vantaggio di essere sparsi in vaste zone. C'è un brevetto che è il brevetto Peter Cordani, che nasce diversi anni fa e che poi fu ceduto proprio alla Marina Militare Americana. Questo brevetto è un polimero che permette di assorbire l'umidità atmosferica. Noi, da un punto di vista proprio sperimentale, abbiamo potuto verificare diversissime volte che ogni volta che vi sono attività di aerosol molto intense, l'umidità atmosferica precipita da valori magari del 90% improvvisamente nell'arco di pochi minuti a valori prossimi al 20%, proprio perché vengono usati polimeri igroscopici, cioè che diminuiscono insieme ai metalli che sono alluminio e bario che hanno caratteristica igroscopica, diminuiscono l'umidità atmosferica. Qualsiasi stato che abbia un esercito e un'aeronautica necessita oramai di irrorare i propri cieli con le cosiddette chemtrails. Ormai le tecnologie militari, anche per il controllo e la visualizzazione 3D del territorio, faccio un esempio, gli AWACS di ultima generazione a bordo hanno una serie di computer e di monitor che visualizzano il teatro di battaglia attraverso un'immagine tridimensionale del territorio. Questo è possibile solamente se il territorio viene cosparso di bario
il bario, soprattutto per quanto riguarda i territori interni, lontano dalle coste, è estremamente necessario affinché si possano sviluppare ed utilizzare attrezzature ed apparecchiature elettroniche di questo tipo. Se l'atmosfera non fosse elettroconduttiva, le stazioni ARP non potrebbero funzionare al meglio. Ed ecco che i militari hanno studiato un sistema per creare degli strati elettroconduttivi a diverse quote, quindi a bassa quota, a media quota e ad alta quota, che simulano le caratteristiche elettriche dell'ionosfera. In questo modo la ionosfera non è l'unico strato che è in grado di riflettere le onde a bassa frequenza, ma ci sono anche altri strati che vengono sfruttati e generati dalle irrorazioni chimiche di metalli in nanoparticolato affinché queste possano simulare le caratteristiche della ionosfera stessa. Prima facevo riferimento al carbonato di calcio. E allora perché questo carbonato di calcio viene diffuso con le chemtrails? Per rendere sterile il terreno, e questo significa per incentivare eventualmente la coltivazione di prodotti OGM che sono in grado di essere più resistenti. È stato anche brevettato un tipo di semente che resiste, guarda caso, all'alluminio. Gli eventuali interessi possono essere anche correlati alle aziende farmaceutiche, perché poi se in effetti sono aumentate le patologie respiratorie e sono aumentati i tumori e le leucemie collegate alla diffusione di nanoparticolati metallici e polimeri che certamente non fanno bene alla salute umana, un vantaggio ci sarà anche per quanto riguarda le aziende farmaceutiche. Poi chiaramente ci sono gli interessi della geoingegneria, ci sono molti centri universitari che percepiscono dei finanziamenti notevoli per quanto riguarda la sperimentazione in atmosfera. Non dimentichiamo che nel 2002 fu firmato un trattato Italia-USA sui cambiamenti climatici che predispone una serie di test in atmosfera per quanto riguarda la manipolazione climatica, in modo tale da sottoporre i territori a diverse situazioni di stress climatico per vedere così l'effetto che fa. Però chiaramente dietro questo ci sono dei finanziamenti milionari, quindi un interesse generale che ruota intorno alle chemtrails. Ho telefonato a una base militare che sicuramente, avendo il suo radar a disposizione, è consapevole del fatto che qui viaggiano decine e decine di aerei che non sono aerei di linea su queste rotte a bassa quota, e il responsabile per telefono chiaramente non mi ha potuto dire sì, è vero, sono nostri aerei, però per come mi ha risposto si è capito che non possono parlare, ma sicuramente sono i primi coinvolti. D'altro canto, avendo contattato l'ENAV e anche a suo tempo i controllori di volo ENAC, ho avuto risposte che mi hanno confermato che non trattasi di aerei normali, ma che probabilmente, ma questo non te lo possono dire così a bassa voce, si tratta di aerei militari. Dall'altra parte le istituzioni o non rispondono oppure danno delle indicazioni completamente contrastanti rispetto a quelli che sono i fatti incontestabili. Non possiamo avere risposte stupide che continuano a insistere sul fenomeno della condensazione quando in talune circostanze la possibilità che si possa creare un fenomeno del genere è del 3% al massimo, mentre qui noi abbiamo la possibilità, nostro malgrado, di osservare 70-80 aerei al giorno, e su questi 70-80 aerei al giorno il 99% rilasciano quelle che vengono spacciate per scie di condensa, ma che tutto sono tranne che fenomeno della condensazione.